come avete visto, sono appena uscito dal brossolo come una farfalla e adesso mi accingo a percorrere nuovamente questo mondo. Come avete visto, ho raccolto un po' di argilla. Scopo? Forse è sempre utile averla a portata di mano, specialmente per costruzione oppure per difesa. E quando parlo di difesa, difesa elevata. Questo mondo argilloso finalmente si sta rivelando interessante. Devo ammettere che questo bioma incomincia a piacermi, così colorato, così argilloso. Però adesso mi serve della sabbia. E naturalmente vi chiederete, perché prende tanta sabbia? Penso che al ritorno sarà difficile ripercorrere lo stesso percorso, perché lo vedo molto complesso, quasi un labirinto. Quindi, visto che questa sabbia rossa forse difficilmente la rivedrò presto, ne prendo 64 blocchi. Non so bene se posso trasformarlo in vetro e se viene un vetro differente, ma non credo che sia differente dalla sabbia normale. Naturalmente prendo anche delle canne da zucchero. Il motivo è molto semplice: mi sono accorto che scarseggia nel bioma dove tengo casa, però mi sono accorto che si può coltivare. Se la pianto vicino a un ruscello, probabilmente crescerà e avrò tonnellate di carta e zucchero. Naturalmente con le pelli delle mie mucche farò altri libri e così otterrò altre librerie. Anche i cactus sono utili, perché ho visto anche in altri video che se vengono cotti si trasformano in colorante verde. Poi se li pianto posso utilizzarli come secchia della spazzatura per distruggere gli oggetti che reputo non più utili. La cosa importante in questo bioma è non perdersi, e visto che ci sta un corso d'acqua, penso che la cosa migliore da fare, oltre a raccogliere questa canna, sia di costruirmi al più presto possibile una barca e di utilizzarla per muovermi. Penso che sia molto più rapido muoversi per mare che per terra. Poi, nel caso si facesse buio, avrei un'ulteriore protezione in più da utilizzare. Il problema è arrivarci in un punto dove mettere il tavolo da lavoro. Naturalmente, fare un po' di metri saltellando come un pesce marino probabilmente è un'alternativa valida a camminare. Credo proprio che fra poco avrò l'inventario del chilo di canne. In fondo, le canne fanno bene alla salute. Sì, lo so, questa battuta è veramente fuori luogo. Come avete visto, ho operato un piccolo taglio, perché la cosa stava diventando un poco segante ai testicoli. Adesso, se riesco a capire dove cazzo voglio andare, probabilmente. Ah, ecco. Devo fare il tavolo da lavoro. Sinceramente penso che è la soluzione più adatta. Allora, 5 pezzi di legno ci vogliono per fare la barca, che deve essere fatta a forma di carcavella. Sì, ricordavo bene. E adesso vediamo un poco di andarcene. Però prima è meglio fare un po' di spazio. Ci sono troppi blocchi che non mi servono, mi occupano spazio. Distruggiamo il tavolo da lavoro e voilà! Possiamo metterci a navigare. Anzi, diciamo, possiamo farci un giro in questo bel fiume, cercando di evitare le seppie che notoriamente scassano le barche. E tecnicamente scassano anche i coglioni. Sinceramente, io prima di andare avanti
mi fermerei su quell'isolotto là in lontananza e farei una segnalazione, una specie di faro, un qualcosa, per poter, diciamo, navigare più sereno e mettermi, diciamo, in sicurezza nel caso dovessi tornare. Un cazzo si frega. Certe volte mi chiedo, ma come cazzo faccio a rompere tutte le barche? Sta cominciando già a calare il sole, quindi è meglio costruire una torre e mettere qualche piccola torcia di segnalazione. Allora, facendola così alta, penso che difficilmente andrà a rompere. E adesso, con calma, ecco qui, piano, ecco fatta. Allora, una cosa importante da fare adesso, per quanto mi riguarda, sono le torce. Ok, noi vediamo da quella direzione, quindi converrebbe fare una freccia che indichi la direzione. E la vedo un po' difficile, bisogna essere molto molto cauti e soprattutto precisi. Voilà. Sì, preciso, grazie. Vabbè, meglio di così non si può fare. Adesso mettiamo il tavolo da lavoro, costruiamoci un'altra barca, sperando che non sfasciamo anche questa. E dopo buttiamoci in acqua e continuiamo la traversata. Almeno in questo modo abbiamo la certezza di stare al sicuro finché non tornerà il sole. E adesso, tuffo d'angelo! E voilà! Vedo un cazzo. Ah, ok. Ah, già è notte, fra poco arriverà nero un piccoglioni. E adesso iniziamo la traversata. Andiamo in direzione. La cazzo di bussola che non è il nord, nessuno. Vabbè. Andiamo in questa direzione. Da qualche parte andrà possibilmente noi in fronte. Io penso che sia il caso di non infilare gli affatti, ma di costeggiare esternamente questo continente, così da rimanere sempre nelle vicinanze, ma non allontanarsi troppo dalla riva in caso di emergenza. E vedo con mia somma gioia che è stata una buonissima idea, perché questa terra è piena, ma dico piena a parte di glitch, di enormi teste di cazzo zombesche che camminano per aria. Ma quelli sono scheletri? No, sono ragni. Ragni che saltellano. Boh. Se tanto mi dà tanto, adesso dovremmo trovare gli scheletri. No, ci sono seppie. Ci sono seppie, ma ci sono anche. Cazzo sono quelli? Con questo Texo Park è difficile capire esattamente le creature. Comunque, sotto ci sono delle grotte. Perché lagga tanto? Il ping è buono. Che hanno creato anche le correnti in Minecraft, perché la barca risulta quasi ingovernabile. Aspetta un po'. Scheletri. E creepers. E seppie, devo fare attenzione, se no, perché? Vediamo un po' che succede. Che cazzo non riesco a mirare? Ah. Colpito.
nella mia paura, l'attivo avversario sta migliorando anche sparando alla barca. Io non potevo avvicinarmi meglio, tanto loro non possono raggiungermi nel momento, ma tutta l'esperienza che mi permette di migliorare. Sto qui per il proprio modo di rompere il cazzo, bello? Ecco fatto, si è andato fuori dai coglioni. Ecco, in tutto questo casino non riesco a riprendere la rotta, meglio continuare ad andare. Ed è inutile cazzeggiare proprio in questo momento. Penso proprio che la serata è bella. Allora è vero che gli altri non possono essere competitrici. Che siamo in acqua, se non ci sarebbe, mi sarebbero già venuti a rompere le stelle in modo enorme. Dove cazzo sto andando? Vorrei capire. Mi ha messo cambiando. C'è un sacco di isolette di sabbia. Penso che potrei approdare in questa zona. Non la vedo troppo pericolosa. Forse non è troppo pericolosa. Infatti mi sbagliavo. Ci stanno un sacco di rompe palle. Forse per caso prima di scendere a terra di togliermi dai coglioni. L'unica cosa buona sparatrice infinite, se no a quest'ora sarei rimasto imbrale che braga di tela. Ma che cazzo riesco a colpirlo? Non è che dalla barca bisogna colpire in modo di frena, ecco fatto. E mo l'ho mancato, possibile? E mo l'ho colpito. Ma perché cazzo? Ah, bene male. Ok, non so voi, ma incomincio a detestare questa barca. Forse non sarebbe male finire di togliere di mezzo questi rompipalle e scendere un po' a terra. Mi viene un po' sfassato. Penso che quando stai in barca per colpire devi mirare, ecco come pensavo, un po' più a destra, il movimento della barca infastidisce. Questi scheletri stanno incominciando veramente a rompere il cazzo. E vabbè, penso che sia stata una nottata piena di fastidio. E credo che il gameplay, per ora, possa finire. Alla prossima.